Al terziano di Chiasso si suona e si canta. Gli ospiti della struttura, quasi tutti anziani dai 65 anni in su, hanno potuto assistere e partecipare ad un piccolo spettacolo musicale, rimanendo in sicurezza sui propri balconi. Al Terzianum di Chiasso, in questi giorni, gli ospiti della struttura sono chiusi in appartamento e la noia è dietro l'angolo. Oggi, però, è tutta un'altra musica. I nostri ospiti del reparto cure al sesto piano sono già da tempo blindati nella casa di cura. Per quel che riguarda i nostri residenti, invece degli appartamenti, fino a ieri avevano la possibilità di scendere al bistrò, che era comunque chiuso al pubblico, ma era aperto solo per loro, ma da ieri abbiamo deciso di non dargli più la possibilità di incontro, proprio per evitare che si trasmetta il virus. E abbiamo voluto dare un segnale che, insomma, noi ci siamo. L'idea è nata dalla psichiatra dell'istituto, la dottoressa Lucia Isoldi, partendo dalla consapevolezza che tenere alto il morale è una necessità assoluta. La soluzione allora è semplice: mettere dietro al microfono Fabio Duccoli, in arte Johnny Duke, che insieme al direttore stesso ha fatto entrare un po' di musica in quegli appartamenti dai quali non si può uscire. Ci troviamo davanti a una specie di anfiteatro, non c'è il pubblico che si strappa i capelli o compagnia bella, ma comunque è un pubblico che ha bisogno di questo, e quindi se tu riesci a dare qualcosa a questa gente, credo che sia la soddisfazione veramente più grande, ed è la soddisfazione di poter portare la tua musica a qualcuno che ne ha bisogno. Un'iniziativa che, inutile dirlo, è stata decisamente apprezzata. Bello. Si pensa un po' ad altro, insomma, adesso, no? Sì, passa una mezz'oretta bella. Si sta divertendo, le piace? Il concerto è bello? Beh, mi piace tutto, io sono un ex ballerino. Ah sì? E quelle musiche suonate io ho anche ballate qua. Un'esperienza comunitaria preziosa, quella di oggi, che rende più semplice il compito di stare distanti, ma permette soprattutto di sentirsi un po' più vicini.